Iniziamo la lavorazione della nostra gonna. Prendiamo il fiocco sfumato e andiamo a lasciare un filo abbastanza lungo, almeno un metro e mezzo, per poter mettere 140 maglie sul nostro ferro numero 4. Facciamo la nostra solita scorsoia, il filo che abbiamo lasciato lungo lo mettiamo sul pollice, mentre l'altro lo mettiamo sull'indice. E poi andremo a fare questo movimento per inserire le nostre 140 maglie sul ferro. Inserite le nostre maglie sul ferro, andremo a lavorare per due ferri a costa 1-1. Che cosa vuol dire? Vuol dire che andremo a passare la prima nostra maglia a diritto, la seconda la andiamo a lavorare a rovescio e poi di seguito una maglia a diritto e una maglia a rovescio. Questo nel primo giro. Aspettate che le avviciniamo un po'. Questo è nel primo giro di costa 1-1. Nel secondo giro di costa 1-1 procederemo semplicemente lavorando le maglie come si presentano. Realizzato il nostro bordo con due giri a costa 1-1, andiamo a lavorare la nostra gonna per 180 ferri. Le maglie così come si presentano, quindi senza diminuzioni, andremo a creare un grande rettangolo tutto a maglia rasata. Cosa vuol dire? Vuol dire nei ferri di andata a diritto e nei ferri di ritorno a rovescio. Terminati i nostri giri, che in questo caso io vi ho indicato come 180, chiaramente i giri dipenderanno dall'altezza della persona che andrà ad indossare questa gonna, quindi se è molto alta saranno di più, se è un po' più piccolina magari saranno dei giri in meno, ma lo adeguerete in base all'altezza che dovrà andare a coprire la vostra gonna. Adesso che cosa facciamo? Dobbiamo andare a fare il bordo in vita con il filato nero, quindi andiamo a prendere il fiocco nero e lavoreremo in questo modo. La nostra lavorazione prosegue sempre a maglia rasata, andremo però a creare alcune diminuzioni per dare più aderenza al giro vita. Quindi andiamo. In questo caso facciamo la prima maglia perché abbiamo fatto il cambio di filo, poi dopo lo fisseremo. E poi che cosa facciamo? Lavoriamo 35 maglie a diritto e poi andremo a chiuderne una facendo la cavallata semplice. Vi ho detto 35, ma in realtà ne facciamo 34 perché andremo a chiudere la 35esima. Quindi che cosa facciamo? Ne passiamo una, lavoriamo l'altra a diritto e poi andiamo a chiuderla. E di nuovo faremo 34 maglie. Praticamente andiamo a chiudere 4 maglie intervallate nel modo esatto in tutto il primo nostro ferro da realizzare con il nero. Poi come procediamo? Andiamo a lavorare a maglia rasata, quindi nei ferri di ritorno a rovescio, nei ferri di andata a diritto, per 8 ferri le maglie che abbiamo. E poi andiamo nuovamente a fare la stessa cosa, quindi divideremo in 4 il nostro lavoro e chiuderemo altre 4 maglie in modo regolare e poi procederemo ancora per 8 ferri. Quindi in realtà il nostro bordo con il fiocco nero sarà di 16 ferri. Chiaramente se voi avrete un numero di maglie diverso, perché chiaramente sarà una taglia diversa, dovrete ricordarvi di diminuire 4 maglie in modo omogeneo nel primo ferro lavorato con il filo nero e poi dopo 8 ferri di nuovo la stessa cosa. Gli ultimi due giri dei nostri 16 che facciamo appunto con il fiocco nero, per evitare che il bordo si giri, andremo a lavorarli facendo di nuovo la costa 1-1, quindi un diritto e un rovescio.
Dopodiché andremo a chiudere anche la nostra parte alta, quindi il bordo alto della nostra gonna. Terminato il nostro bordo, che quando andremo a stirare chiaramente sarà bello dritto, che cosa dobbiamo andare a fare per terminare la nostra gonna? Dovremmo andare a fare una serie di giri a maglia rasata sia sul lato destro di come si presenta il pannello in questo momento, ok? Quindi il lato destro e sul lato sinistro, dove poi andremo a mettere i nostri bottoni con le asole. Partiamo dal lato destro ed è il lato dove andremo a fare le asoline per poi poter chiudere i nostri bottoni. Cosa facciamo? Andiamo a riprendere tutte le nostre maglie lungo il bordo, dopodiché noi in totale dovremmo fare 4 centimetri di bordo, quindi 10 giri, per cui facciamo 4 giri a maglia rasata, dopodiché ci rivediamo per fare le asole. Fatti i nostri 4 giri o 4 ferri, ci ritroviamo sul diritto del nostro lavoro. Dovremmo, con l'aiuto dei marcapunti, andare a segnare i punti dove andremo a chiudere tre maglie, dove creiamo l'asolina per il nostro bottone, che andremo poi chiaramente a sistemare dalla parte opposta. Allora, a seconda delle maglie che avete tirato su sul ferro, la prima regola non cambia. Dobbiamo tenere 5 maglie nel lato sinistro. Metteremo un marcapunto, poi consideriamo di averne 3 per l'asolina, perché andremo a mettere un bottone con un diametro piccolo e eventualmente se no cambiate in base al bottone che pensate di andare a sistemare, ma chiaramente non abbiamo tanta altezza, quindi non serve un bottone particolarmente grande. Dopodiché andremo a dividere omogeneamente in 8 o 9 parti, in modo da non avere troppa distanza tra un bottone e l'altro, perché chiaramente la gonna sarà aderente e quindi se abbiamo troppa distanza c'è il rischio che poi si crei un effetto non tanto bello. Quindi dividiamo in modo omogeneo il nostro numero di maglie. In questo caso non vi dico come l'ho diviso io, perché magari voi non avrete lo stesso numero di maglie. Però considerate i centimetri, ecco, diciamo 7, massimo 8, ma 8 è già tanto, centimetri tra un'asolina e l'altra. Procediamo quindi adesso con il quinto ferro e andiamo a lavorare le nostre maglie in modo da creare l'asolina. Quindi lavoriamo la prima, o meglio la passiamo, la seconda la lavoriamo a diritto, la terza la lavoriamo a diritto, la quarta la lavoriamo a diritto, arriviamo alla quinta dove io ho messo un marcapunto, perché io ho messo sia a inizio che al fondo della mia gonna 5 maglie. Poi vado a chiudere le tre successive, quindi lavoro, lavoro e chiudo. Lavoro, chiudo, lavoro e chiudo. E ho creato la mia prima asolina. E poi procedo, quindi una, due, tre e vado avanti fino ai prossimi marcapunti per creare la mia asolina successiva. Terminato. Scusate, il nostro quinto giro in andata, dove abbiamo chiuso le maglie per creare l'asolina, facciamo il nostro giro di ritorno, quindi in questo caso il sesto. La prima la passiamo, chiaramente siamo nel giro di ritorno e quindi lavoriamo a rovescio e andremo a rimettere le nostre maglie dove le abbiamo chiuse, in modo così da creare l'asolina. Come faremo a rimettere le nostre maglie? Semplicemente utilizzando
il nostro pollice e facendo questo lavoro qua. Una, due e tre. E poi proseguiamo, quindi riportiamo il nostro filo dalla parte dove stiamo lavorando e proseguiamo. Una volta terminato questo ferro, faremo altri 4 ferri per arrivare all'altezza desiderata a maglia rasata e poi chiuderemo tutte le maglie. Realizzato il nostro bordo con le asole, andremo a fare la stessa lavorazione senza le asole dalla parte opposta. Quindi tireremo su tutte le nostre maglie e andremo a lavorare esattamente gli stessi ferri per ottenere il bordo dalla parte opposta. Chiaramente qui non faremo le asole perché andremo ad attaccare i bottoni. Io ho utilizzato questi bellissimi bottoni che potete trovare sempre sullo shop di Filati 3 Sfere. Andremo poi a posizionare e a cucire i nostri bottoni in corrispondenza delle nostre asole e a questo punto, poi passati tutti i nostri fili, la nostra gonna è pronta. Chiudiamo i bottoni così, ecco qua, la nostra gonna è pronta per essere indossata o regalata al prossimo tutorial.